Questo è il film dove dico che dimentico. Che dici, Monica? Ma sì, è uno dei nostri film. Quello è Mastroianni, con Monica Vitti. Monica Albara Horvacher si sta perdendo insieme alla sua memoria. Suo marito Filippo Timi la accompagna con dolcezza, malgrado i tanti problemi familiari e anche economici. In tutto questo il fantasma, il confronto con il mito di Monica Vitti si fa gioco, ma anche al tempo stesso ancora di salvezza per la donna. Quando le dirà la verità? È difficile da dire questa cosa. Sei qui. Devo trovare il momento giusto. Per Roberta Torre è un film meno grottesco dai toni utilizzati in passato e decisamente intimo e vibrante, che si fa inno all'amore coniugale. Grazie ai personaggi interpretati da Monica Vitti, ai film che Monica Vitti ha fatto, il personaggio che io interpreto non si perderà luccicando, si sgretolerà con fantasia. È bello il film, è bella la storia ed è entusiasmante come la materia possa raccontare appunto qualcosa di molto umano e qualcosa di molto invece astratto ed intimo, quali sono appunto i sentimenti, il sacrificio. Questa è una cosa che è presente in tantissime famiglie, dolorosamente e a volte con amore. Noi abbiamo fatto delle proiezioni nel pubblico, al pubblico. Sì. Io mi sono stupita per quante persone abbiano risposto positivamente a questo in maniera anche struggente proprio. Non credevo fosse una situazione così diffusa, quella appunto della perdita della memoria.